Nella sigla LGBTQI+, per cosa sta la I? Chi di voi ha più conoscenze nel mondo queer risponderà giustamente che quella lettera sta per intersex o intersessuali. Ma cosa significa davvero essere una persona intersessuale? Ormai siamo al 37° video di questo canale, dopo un anno e mezzo di attività ormai. Ma non mi sono mai davvero occupato di intersessualità. Questo fatto mi ha portato a riflettere, anche per via di un libro che ho letto recentemente, su quanto il gruppo delle persone intersex sia dimenticato e ignorato, persino all'interno della stessa comunità queer. Quindi cerco di risolvere questa mia mancanza con il video di oggi. Ci si becca dopo la sigla. Cominciamo, come al solito, dalle definizioni, e in modo particolare dalla brevissima definizione che io ne ho dato in questo video di qualche tempo fa e che vi lascio qua sopra. Intersessuale, forse la meno conosciuta. Vi devo dare una notizia sconvolgente. Ci sono persone nel mondo i cui corpi non sono esattamente identificabili e classificabili come maschi o femmine. Ci sono delle vie di mezzo dal punto di vista biologico. Queste persone nascono proprio così e purtroppo molto spesso no. Queste persone nascono proprio così e purtroppo molto spesso no. Molto spesso. Cosa vuol dire molto spesso no? Molto spesso subiscono delle operazioni per andare a correggere questo difetto. Ovviamente, visto che queste operazioni vengono fatte quasi subito, non c'è alcun tipo di consenso. Certo, i genitori vengono interpellati, anche se non sempre vengono date le corrette informazioni. Ma ovviamente, se una persona è appena nata, come fai a chiedere il consenso? Non puoi. Da questo punto di vista, ci tengo a dire che l'intersessualità non è una malattia, non porta con sé problemi di salute nella maggior parte dei casi, e però comunque queste persone vengono comunque ospedalizzate e operate. Breve ma efficace in quel contesto, quantomeno spero. Ora approfondiamo un pochettino di più questo concetto, perché anche se non è un argomento così conosciuto, ci sono comunque delle ricerche scientifiche importanti e avanzate sul tema. Premetto che la scienza, come al solito, non serve a dare delle indicazioni etiche e di attivismo politico, ma piuttosto a descrivere la realtà e dare dei dati di fatto. Quindi, esattamente, come si manifesta l'intersessualità? La risposta più corretta è dipende. Infatti, intersex è un termine ombrello che indica una varietà di condizioni diverse, il cui punto di contatto è una variazione dello sviluppo sessuale anatomico e fisiologico rispetto a uno standard al quale aderiscono la maggior parte dei corpi. L'esistenza delle persone intersex è fuori dubbio ed è comprovata da numerosi studi che dimostrano come la biologia umana non è binaria e non rispetta i nostri canoni culturali. Ad oggi le istituzioni mediche moderne definiscono questa condizione variazioni delle caratteristiche del sesso, VSC, e differenze dello sviluppo del sesso, DSD, evitando quindi di trattarla come una patologia. In effetti, di solito non si tratta di patologie che mettono a rischio la salute delle persone, ma sono soltanto variazioni innocue che vengono percepite come pericolose solo perché si differenziano dallo standard che abbiamo in testa. Ho già spiegato il funzionamento fisiologico dell'anatomia sessuale in questo video, quindi lo riprendo per riprendere questo concetto. Se in una qualsiasi scuola dell'obbligo avete fatto un po' di genetica e un po' di biologia, saprete che chi ha come cromosomi sessuali XX è una femmina e chi ha XY è un maschio. Come potrete facilmente immaginare, le cose non sono così semplici, però per il momento diamole per buone. Lo sviluppo dei caratteri sessuali primari, tipo i genitali, avviene durante la gravidanza. E nello specifico funziona così. Tutti gli embrioni hanno delle strutture chiamate protogonadi, che si possono sviluppare sia come maschili che come femminili. Il discriminante è un gene chiamato Sex Determining Region Y, o SRY, che si trova sul cromosoma Y, e fa in modo che l'embrione sviluppi le caratteristiche maschili, quindi i genitali, gli embrioni e tutto il resto. Tra l'altro ci tengo a specificare che la storia evolutiva di questo gene non è esattamente chiarissima e che non per tutti gli animali il sesso si determina geneticamente. Comunque, identificare i cromosomi di una persona o identificare i suoi genitali è molto semplice, quindi in teoria la storia della determinazione del sesso dovrebbe essere finita qui, ma in pratica le cose sono più complicate, ovviamente. Ad esempio, il gene SRY può essere modificato o non funzionante. In tal caso si sviluppa un embrione con i cromosomi XY, ma il corpo femminile.
Oppure, per una mutazione, questo gene può essere presente su un cromosoma X, portando a un corpo maschile con i cromosomi XX. Poi ci sono altri tipi di interferenze, ad esempio la Androgen Insensitivity Syndrome, che impedisce al corpo di recepire gli ormoni sessuali maschili. Detta in altre parole, gli ormoni maschili ci sono, ma non hanno nessun effetto sul corpo, o poco effetto sul corpo. E quindi si sviluppa un embrione senza genitali maschili o quando ci sono molto sottosviluppati. E anche più avanti, nel periodo della pubertà, gli ormoni non fanno quello che dovrebbero fare. E in tutto questo non abbiamo citato tutte quelle sindromi che causano una variazione nel numero dei cromosomi sessuali. Ci sono delle persone che ne hanno soltanto uno, oppure che ne hanno tre o più di tre, e anche queste hanno degli effetti sul corpo della persona. Ora, quel video era dedicato alle persone trans, e quello era il focus. Però è importante dire che non tutte le persone trans sono intersex e non tutte le persone intersex sono trans. Sono due condizioni diverse, che però si intersecano in alcuni punti e vanno studiate per capire al meglio il funzionamento della sessualità umana. Comunque, se vi interessa approfondire tutte e 22 le condizioni che l'Istituto Superiore di Sanità classifica come intersex, se proprio avete questa curiosità travolgente, trovate il link in descrizione come al solito. Visto, essere una persona intersex è una condizione medica e anatomica. Quindi perché ne sto parlando in un contesto queer? Visto che la medicina moderna riconosce che è una condizione come un'altra, dove sta il problema? Il problema, come al solito, sta nella discriminazione e nei pregiudizi, che colpiscono purtroppo anche chi lavora nel mondo medico. A meno che non vivete in un frigorifero da diverse migliaia di anni, dovreste sapere che la società occidentale è fortemente binaria. Bene e male, maschi e femmine, sani e malati, ricchi e poveri. Dovrebbe essere altrettanto evidente che la realtà non è binaria e che, al contrario, è un continuum in cui non ci sono poli opposti ma molte sfumature. La polarizzazione e la binarizzazione sono fenomeni tipicamente umani e tipicamente occidentali e dovremmo adattare le nostre convinzioni alla realtà e non cercare di piegare i fatti secondo la nostra personale visione del mondo. Quindi, come ovvio che sia, anche l'anatomia umana non è fatta di maschi e di femmine senza nulla in mezzo. E questo dovrebbe essere accettato come un dato di fatto, senza intervenire per correggere l'errore delle persone intersex. Purtroppo però è proprio quello che accade molto spesso. Per assecondare i propri pregiudizi, oppure per evitare futuri problemi che non sempre si manifestano, spesso il personale medico interviene chirurgicamente, spesso più di una volta, per correggere i genitali delle persone intersex quando sono molto piccole, nonostante il fatto che nella maggior parte dei casi non c'è nessuna reale necessità di farlo e soprattutto nessuna urgenza. Come detto, a parte rari casi, le variazioni dello sviluppo sessuale non sono pericolose e il Comitato Nazionale per la Bioetica, il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite, oltre che altri organismi internazionali, hanno esplicitamente parlato delle persone intersex, vietando gli interventi non strettamente necessari, soprattutto quelli che hanno uno scopo meramente estetico. Ma anche soltanto a pensarci non ha senso una cosa del genere, anche perché le conseguenze sono gravi. Un intervento chirurgico del genere, a quell'età, può compromettere permanentemente la fertilità e la possibilità di provare piacere sessuale per tutta la vita, senza contare i pesantissimi effetti psicologici che causano questi interventi medici senza consenso informato, sia da parte dei genitori, ma soprattutto dalla parte delle persone direttamente interessate. Non ci ricordiamo spesso le persone intersex, ma sono forse la categoria queer più dimenticata e calpestata di tutte, nonostante la legge internazionale. Come al solito vi ricordo di lasciare un like, condivisione, commento, queste cose qui. In descrizione trovate i link di tutte le belle cose di cui ho parlato, compresi anche i link di Martina Piazza, che ha fatto le grafiche di tutto il canale, e di Albino Antonello, che invece si è occupato di alcune delle sigle di audio che avete ascoltato in questo video. Detto questo, ci ritroviamo tra 2 settimane con un nuovo video su un altro argomento. Umani su internet, i miei saluti. E cos'è che devo fare adesso? Sai che mi guardi così? Non so che cosa devi fare adesso. Oh, basta, tendenzialmente. Va bene.